Uscirà oggi nelle sale il delizioso Abel, il figlio del vento. Il nuovo film dei registi Gerardo Olivares e Otmar Penker, incentrato sulla bellissima amicizia tra l'aquilotto Abel e il fanciullo Lucas. Ma di cosa parla il film? Lucas soffre a causa della freddezza del padre, che non si è ancora ripreso dopo la morte della mamma, avvenuta in un incendio proprio per salvare Lucas, che sente su di sé la responsabilità della sua morte. Mentre la piccola aquila protagonista ha una storia simile a quella del ragazzino. Nel nido è stato scacciato dall'aquilotto più grande e rischiava di morire nel bosco se non avesse trovato Lucas, decidendo così di chiamarlo Abel e di prendersene cura in segreto. Insieme i due affronteranno una bellissima avventura, piena di speranza, tolleranza e amicizia. Nel film troviamo anche Jean Reno, indimenticabile protagonista di Leon e di moltissime pellicole, che qui copre un doppio ruolo, quello del narratore e quello del guardiaboschi. Insieme a lui Tobias Moretti, non vi dice niente questo nome? Tipo il commissario Rex, che interpreta Keller, ovvero il papà di Lucas. Abel è stato presentata la scorsa edizione del Festival dei Giffoni e sarà distribuito da Adler Entertainment. Al Festival dei Ragazzi ha ricevuto delle critiche positivissime, anche grazie alle tecniche di ripresa con le quali si è cercato di catturare anche il punto di vista dell'aquila. Una pellicola che è molto più di un racconto di formazione, è la storia di un amore, di una fratellanza, che unisce oltre le barriere e ci insegna a superare i dolori della vita. Un film che vi farà emozionare, almeno quanto me, però io sono una piagnona. Ma soprattutto vi porterà alla scoperta di paesaggi incredibili. Fatemi sapere se siete andati a vedere Abel, il figlio del vento, e che cosa ne pensate. Nel frattempo vi ricordo di seguire sempre Screen Week per essere aggiornati sul mondo del cinema e noi ci vediamo al prossimo frame. Ciao!